Ciao a tutte, allora la nuova location è semplicemente un'altra camera della mia casa, più precisamente la cameretta di mio fratello, ma lui non c'è praticamente mai per via del lavoro, quindi infatti vedete dietro la copertina è ancora una di quelle lì un po' pesanti. Però sono qui perché qui non ci batte il sole, mentre in camera mia di pomeriggio, adesso sono le 4 e un quarto, di pomeriggio ci batte un sole che la metà basta, e quindi è un forno, ci potrei mettere a cuocere la pizza. Entra aria anche perché un po' di venticello tira, però l'aria entra rovente, cioè sembra di stare tipo nel deserto del Sahara. Io per prendere i vestiti, cioè, ho fatto una fatica proprio con questo vento caldo mi veniva addosso e ho detto no, non ce la posso fare. Comunque, a parte questo, prima di cominciare voglio dare un aggiornamento per tutte le ragazze che mi stanno chiedendo che siete dolcissime, veramente io vi ringrazio, vi abbraccio d'una a una. Perché mi fa arrivare un affetto proprio immenso, perché tante ragazze mi state chiedendo come sto per la seconda operazione che ho fatto. Per ora sto sotto batteria scarica malefica, per ora sto sotto medicine, quindi devo fare questa cura da qui a 3 mesi, insomma, vediamo. Comunque tra una ventina di giorni ho appuntamento per fare la visita di controllo e da lì vedremo, per adesso non so. Adesso non so, sto prendendo medicine, sto lievitando e non è soltanto una mia sensazione, ho avuto conferma da mia madre che quando è stato? L'altro ieri? Sì, l'altro ieri mi guarda e mi fa: Michela, ma ti stai ingrassando? Che devo fare? Cioè, veramente queste medicine mi stanno massacrando, io non so se è solo un gonfiore e quindi poi smettendo le medicine piano piano magari che ne so saranno liquidi, non ne ho idea, ma io cioè, mi vedo proprio più gonfia. Le gambe, la pancia, brutta cosa. Le gambe me le sento pesantissime, è brutto. E quindi non gliela faccio più, soprattutto l'antibiotico d'estate, cioè ti mette KO. Però parliamo di cose un pochino più allegre. Perché sto facendo il video? Sto facendo questo video per rispondere ad una richiesta che mi è fatta da tantissime, ovvero dimostrarvi le mie borse estive. Ora. Tra tutte ne manca una che è una borsetta che io amo, una borsetta di Guess in jeans, piccolina, che a me fa impazzire. Quella lì non la trovo più. Io non so se mia madre per fare i vari spostamenti alla fine che fine ci ha fatto fare, non lo so. Fatto sta che mi è sparita quella borsetta, ogni volta che la vado a cercare non la trovo e mi vengono i nervi perché era proprio bella bella, era piccolina così, con il manico comunque. Per portarla qui al braccio e non la trovo più, era bellissima quella borsa. Comunque, cominciamo subito. Allora, una borsa che io sfrutto tantissimo è questa qui di H&M che ho preso l'anno scorso, di questo beige tortora, insomma, quel beige un pochino più scuro, è abbastanza capiente, ora ve lo faccio vedere. Ed è abbastanza, cioè molto capiente, è grande e questa qui, e mi piace anche questa tracolla che rimane sotto. Io questa la utilizzo sia di giorno praticamente quasi sempre e la sera. L'anno scorso l'ho consumata per quanto l'ho usata questa, quindi comodissima, l'avevo pagata anche poco perché è una borsa di H&M. Alla zip e due manici, qua dentro ci sono un po' di cosine mie, comunque è molto 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 grande ed è comodissima. Semplice alla fine, però ecco, vedete, si riprende a queste due toppe qui, chiamiamole così, che arricciano un pochino il tessuto. E per quanto semplice, comunque rimane secondo me particolare, carina. Mi piace tanto questa borsa qui. Poi questa è una borsa che mi avete visto comprare di recente. E questa è di Guess e dovrebbe essere, credo, dell'ultima collezione. Ci sono andata in primavera ed era dell'ultima collezione. Ora, io non ci sto dietro alle collezioni di borse in generale, quindi non so se sono uscite altre collezioni estive, magari. Però questa, o se era questa qui la collezione estiva, non lo so. Fatto sta che io questa qui la utilizzo su tutto. Questa l'ho pagata, se non sbaglio, o 65 o 85, non mi ricordo. Ovviamente prezzo pieno. La fantasia è questa. Quindi vedete c'è il grigio, c'è un grigiettino più chiaro quasi bianco. Poi c'è questo beige qui, anche dei manici. È grande, è molto molto grande e all'interno non ha zip, ma vedete si chiude con questa clip e all'interno ha questa cosa qui. Che io uso per metterci le cose che mi servono più velocemente o che posso perdermi come chiavi o quant'altro.
E questa qui la metto su tutto, perché la posso mettere sul nero, la posso mettere quando sto vestita di beige, ecco, tipo qui ce la potrei mettere per esempio tranquillamente. Ed è comodissima, comodissima, in tante mi fanno i complimenti per questa borsa, quindi veramente un ottimo affare questa borsa. Un'altra tra le mie preferite poi peraltro estiva è questa qui di Alviero, che è piccolissima come vedete. Però per quelle serate dove magari indosso dei vestitini o comunque di sera, perché di giorno non ci andrei in giro con una borsa così piccola, quelle serate insomma particolari che la richiedono, questa qui è bellissima, a me piace tantissimo. Questo qui il prezzo non me lo ricordo, comunque intorno ai 100 euro, benché sia così piccola. Alla zip, dentro ovviamente non ha taschine, perché già è una taschina lei, quindi figuriamoci. E questa qui in genere la porto a mano o al più così, però principalmente a mano insomma. Poi c'è questa qui che avevo preso di recente da Pinco all'outlet, che avevo pagato 39 euro, e quando l'avevo mostrata alcuni di voi mi avevano detto che la forma diciamo era molto molto simile ad un'altra borsa di cui io non ricordo assolutamente il nome, perché come vi ho detto non è che ci sto troppo dietro a queste cose di borse eccetera. Comunque è dorata, ha i manici sempre con in catena dorati, si apre anche qui con una clip, e taschino anche dall'altra parte, ci sono altre taschine, queste qui classiche per il cellulare, i fazzoletti, non so. Questa qui è mediamente grande, ora vabbè è vuota quindi la vedete piatta, però calciate con qualcosina dentro si gonfia un po', non è malvagia, anzi almeno a me piace tanto, anche perché poi il dorato d'estate si utilizza tanto, e comunque per la sua grandezza che è media, quindi non è né gigante né troppo piccola, si riesce a utilizzare tranquillamente anche la sera. Questa invece è una borsa a cui tengo tantissimo, che mi piace tantissimo, a cui tengo tantissimo, perché mi è stata regalata dalla mia datrice di lavoro per questo mio compleanno, che c'è stato una settimana fa, e sono rimasta strafelice sia perché mi piace tantissimo la borsa, sia proprio per il pensiero che ho avuto comunque di andarmi a fare un regalo. È stata proprio carinissima, cioè una donna che io veramente adoro, e è di Benetton. Ah, qui vedete che i colori sono separati da una zip. Grandezza è perfetta per le borse che utilizzo solitamente io. D'estate la posso mettere praticamente ovunque, perché comunque è il rosso, il beige e il blu. E mi piace tantissimo, anche perché è capiente. Poi mi piace il fatto di avere un unico manico, almeno quando cammino sta qui, perché di solito cammino e mi scende sempre uno dei due manici. E mi piace tanto, questa mi piace veramente veramente tanto. Poi vabbè, penso di averlo già detto, ma comunque si vede, è bella, bella capiente, morbida. Mi piace veramente tantissimo, sia esteticamente sia per il valore affettivo che ha. Poi, questa la uso anche in inverno certe volte. È una tragollina di H&M che ho preso ormai tanto tempo fa, quasi 3 anni fa penso. Ed è comodissima sia per quando vado in moto, sia per quelle serate dove magari non posso mettere una borsa troppo grande o devo andare a ballare. È piccolina, vedete, cioè è praticamente quanto una mano, però nonostante questo, col fatto che è un pochino, come vedete, a palloncino, rimane discreta, ma entrano veramente tantissime cose, anche il taschino, questa, e il posto per il cellulare, qui l'altra taschina interna, e leopardata la fodera internamente. E mi piace veramente tanto questa, vi devo dire. Questa l'ho sfruttata tantissimo, anche questa borsetta è stata un ottimo acquisto. Poi arriviamo a questa che è un po' un classico, me l'avete vista utilizzare in un outfit, in quell'outfit lui e lei con Mauro, quindi con Maverick. E questa diciamo è un po' un passepartout, nel senso che è una di quelle forme classiche che può essere utilizzata sempre, sia d'estate che d'inverno, o almeno io la utilizzo sempre. Questa qui è di effetti, vedete c'è la farfallina di effetti. E questa qui è una taschina, questa l'avevo presa la scorsa primavera. I manici sono fatti con le catene in cui ci passa in mezzo la strisciolina di pelle, quindi non arriva troppo lunga, così si apre con questo affarino, e dentro è anche abbastanza capito. Cosa ho ritrovato?
bella cosa, ho ritrovato bracciali ed orecchini che avevo perso, ecco dove erano. Perché io quando metto gli orecchini e bracciali nelle serate poi troppo lunghe, in genere poi mi danno fastidio a sentirmeli, soprattutto gli orecchini, e quindi poi me li metto in borsetta ad una certa. E quindi questa qui, il prezzo non me lo ricordo, penso sui 39 euro però. Forse negli outlet l'ho ritrovata ancora. È molto carina. Poi ho questa pochettina rossa che avevo preso l'anno scorso dai cinesi, che in genere abbino ad un paio di zeppe che ho rosse. E vi devo dire che è molto carina, e questa quando la metto riscuote sempre un sacco di successo. Se volete vedere l'outfit in cui lo hanno, magari sapete cosa faccio? Nel box informazioni vi linko, oppure ve li metto qui da qualche parte di volta in volta con le borse. Comunque vi linko gli outfit in cui magari ho indossato qualcuna di queste borse, così potete vederle abbinate. E ve li metto che si aprono in un'altra pagina, quindi potete cliccarci tranquillamente e cliccare su questo video. Vabbè, questa qui l'avrò pagata 5 euro se non ricordo male. Dentro c'entra meno di niente. Però è carina, insomma, questa mi piace tanto e la uso ovviamente solo d'inverno, solo d'estate. Poi ho questa che avevo preso poco tempo fa, che non ho mai utilizzato, forse aveva ragione mia madre che dovevo andarla a cambiare, sempre dai cinesi, sempre pochettina. Il fatto è che per quanto pochette è troppo grossolana. Anche, ah, addirittura questa cosa non l'avevo notata. Dicevo, nel frattempo mi si è spenta la batteria, quindi intanto l'ho attaccata. Guardate che roba carina. Beh, magari questo se si lascia dentro è una cosa buona e giusta. Questa borsettina qui all'interno conteneva anche una catenina, ma guardate che spettacolo. Ma voi l'avreste mai detto? Cioè, vi diventa anche una cosa, capito, chic, fine. Vabbè, insomma, questa qui comunque si chiama, ora a parte che ho scoperto questo gancettino qui, questa tracollina che sicuramente è comoda, però non l'ho mai usata, mai 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 mai. Ed infine ho questa qui che io utilizzo, che c'è qualcosa dentro, una lima, carte, le unghie. Io praticamente ho le mette per unghie in ogni borsa. Questa qui sempre di effetti, ha una tracolla, che anche questa qui utilizzo in genere per quando vado in moto, perché è comoda e ci entrano abbastanza cose, insomma. E quindi estate, inverno non mi interessa, quando devo andare in moto utilizzo questa qui, che almeno, ecco, la piazzo così, oppure la piazzo proprio in mezzo tra le due persone, sto comoda. E questa qui non ricordo assolutamente il prezzo, però è comoda perché ha questa prima taschina sopra, che rimane comunque compatta, cioè quindi non svolazza per chi ha questo gancettino che la tiene. E poi ha l'altra tasca sopra. E c'entrano, insomma, abbastanza cose ci entrano, quindi comoda. Quindi niente, queste erano le mie borse estive, salvo una che ormai non so di che morte devo piangerla, quella lì di Guess, piccolina di jeans. E detto ciò, se qualcuno di voi vuole rispondere a questo tag, ovviamente a me farebbe piacere. E con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!